Per i tuoi crediti passa da igivolt.com, utilizza il coupon MALATI per ottenere un ulteriore sconto. Link in descrizione. Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Noi Malati Futti, io sono FeeForce ed oggi sono qui per portarvi la play review di Chris Smalling Team of the Season. Ragazzi, in questa sua versione con 88 di overall, attualmente è uno dei difensori, è tra i 20 difensori migliori del gioco ragazzi, ma adesso andremo a vedere un po' come si comporta in game. Allora, ha un 88 di overall con 83 di velocità, 76 di dribbling, 40 di tiro, 93 di difesa, 75 di passaggio, 89 di fisico, 2 stelle di skill, 3 stelle di piede debole ed un work rate medio medio. Allora, prima cosa vi voglio dire della sua velocità. La sua velocità presenta un 81 di accelerazione, un 83 di velocità scatto per un totale di 83 di velocità. Ragazzi, allora, la velocità non è né un pro né un contro. Praticamente non è rilevante né da essere, né per essere da una parte né dall'altra, nel senso che ci sono delle volte dove accelera molto bene e riesce anche a uscire a volte dalla difesa palla al piede bene, molto bene ragazzi. Altre volte invece in cui non riesce a reggere proprio il duello appunto in velocità con i suoi, con gli attaccanti, con le ali ragazzi, con i suoi appunto avversari. Quindi però non è rilevante, non è una cosa sbilanciata da una parte o dall'altra. Quindi detto questo passiamo ai veri pro e contro. I primi due pro sono scivolate e intercettazioni e fanno parte della sua difesa. Un 93 con 91 appunto di intercettazione, 89 di colpo di testa, 91 di marcatura, 95 di contrasti e 90 di scivolate. Intercettazioni e scivolate sono le migliori due statistiche in game, perché veramente fanno paura ragazzi, scusate se ve lo dico. Intercettazioni veramente perfette, molte volte recupera palla intercettando, quindi vuol dire che ha una mentalità per capire il movimento degli attaccanti. E le scivolate anche queste sono molto buone, perché ha reattività a fare la scivolata e a rialzarsi subito, quindi a farne magari un'altra oppure a portare avanti il pallone. Quindi su questo lato mi è piaciuto molto. Due parole sul colpo di testa, anche questo è come la velocità, non è rilevante, a volte è buona, a volte no. Passiamo adesso al terzo pro, che è il fisico ragazzi, tutto del fisico. Il suo fisico è un 89 con 83 di elevazione, 87 di stamina, 90 di forza e 89 di aggressività. Il fisico nel complesso è stupendo ragazzi, non lo buttano giù mai. Quindi io dico che questo difensore si merita di essere tra i 20 migliori attualmente. Aggressività buonissima, che si nota soprattutto quando va a fare le scivolate o i contrasti per rubare il pallone. Forza che c'è appunto nello scontro fisico, e stamina che si sente fino alla fine. Elevazione appunto buona quando va a colpire di testa. L'ultimo pro è la spazzata ragazzi, ho messo proprio la spazzata perché è molto forte, ha una spazzata lontanissima. Voi direte non è interessante questa cosa, invece sì, perché a volte mi capita, a me non so a voi, che spazzano male i difensori e mi pio gol magari al 90esimo. Con lui non correte questo rischio, perché se spazzate la manda veramente in attacco. Il primo contro però di Smalling è le 3 stelle di piede debole ragazzi, che mi sono sembrate addirittura 2 in game. Il suo piede preferito è il destro e a volte si trovava in difficoltà a fare un passaggio appunto a spazzare con il sinistro, molte volte è capitato. Quindi su questo lato non benissimo, però appunto dai ragazzi, non è rilevante rispetto ai pro che ha. E secondo, su cui sono stato molto combattuto, è il prezzo. Si aggira intorno ai 200.000, 180, 170.000 crediti. Non so perché mi sono sentito di dire che è un po' troppo ragazzi, non so perché, però è appunto secondo me un contro il prezzo. Però il voto finale è un 8,5 ragazzi, un difensore che comunque nel complesso mi è piaciuto e secondo me merita di avere un 88 di overall, e molto si sente diciamo la presenza di un big là dietro. Detto questo ragazzi, vi chiedo di arrivare almeno a 90 mi piace per Smalling Team of the Season, perché ragazzi un big difensore, almeno 90 mi piace, se riusciamo superiamoli. Lasciate un like, iscrivetevi se non l'avete fatto, se volete passate anche dal mio canale, trovate il link in descrizione. Detto questo, noi ci vediamo nella prossima player review. Un saluto da FeeForce, ciao ragazzi.